Avevo vinto niente, Sergio. Eh? È uno scherzo. Non abbiamo vinto un cazzo. Chiaro che quello è un sogno che dentro ci abbiamo un po' tutti, no? Quindi dice, oddio, ma arrivano talmente tanti soldi che da domani posso permettermi di resettare completamente tutto, tutti, e sparire. Quindi c'è sempre quel sogno, no? Sta alla base. Poi ci sarà pure qualcuno fortunato oppure che dice no, io sto benissimo così. Ma insomma, in linea di massima, i sogni che uno fa sono sempre quelli: domani, se si potesse cambiare tutto, se domani potessi partire, no? Se domani... Oltre che bandito, questo è un burino pecorato. Sei licenziato. Ti faccio terra bruciata. Compagni, il principe se ne va! Quindi questo film parte con questo bocciolo di rosa, cioè con una vincita. E quindi nel momento in cui apre, tu guardi la realtà, grosso modo, di tutti questi nostri interpreti, ognuno di questi interpreti insomma è inserito su una vita che non è certamente quella che avrebbe sperato da giovanissimo. Siamo ricchi, ho vinto 3 milioni. Ti porto io da sta mamma. Poi, scusa, no, posso? Devo finire. No, scusa. No, non mi ricordo più. Hanno mantenuto lo stesso rapporto, devo dire. No, volevo dire a chiosa, come dire, di quello che diceva Sabrina, che Sergio, quando va da Sabrina e dice ho vinto 3 milioni, la cosa che gli dice, non per costruirti per aprirti 4 negozi d'abbigliamento e investire in borsa, ti tolgo da sta monnezza, ti faccio ridiventare cantante. Gigi, più stai più diventa sospettoso. E te che sta a fare qua? Si è messo pure il vestito della festa. Ma tu non mi ami più. È sempre per la poesia. Di un sogno, capito? No? Mica di potere. Non c'è un'avidità di denaro, di cose. Dice no, io te devo da sta malizia, ti faccio diventare una cantante famosa, perché tu c'hai talento. E quello che non ti è stato riconosciuto è il talento. Questo è questo che li rende attaccian con il personaggio. La poesia dei vostri due personaggi. Bene interrompere, voglio dire, la lettura è stata, no? La poesia dei vostri due personaggi.